Salve a tutti ragazzi, sono sempre io, Mr. Tyke, e bentornati a questa 32esima puntata di Minecraft con Modpack Vaults. Bene, come avete notato, siamo in miniera, siamo col tunnel bore staccato e i vagoni sopra i binari. Perché siamo qui? Perché i binari sono staccati? Perché il tunnel bore non è in moto? Perché io sono qui che continuo a fare domande come un cretino e non dono risposta almeno a una? Bene, rispondiamo. Allora, siamo qui in miniera per il semplice motivo che nella scorsa puntata, come avete spero visto, eravamo in cerca di smeraldi e quindi siamo andati a scavare, abbiamo messo il tunnel bore a scavare nel bioma dell'Extreme Hills. Neanche 20 cubi che ho messo a scavare il tunnel bore, come avete visto, e ta-da! Ho trovato lo smeraldo! Quindi ho staccato subito il tunnel bore e ho fatto subito il progetto che dovevo fare. Porte binari, anche con le bottiglie del San Crispino dietro vado io, briacone. Vabbè, comunque, vabbè, tunnel bore ce l'ho io, sì, ok, tutto quanto. Che progetto ho fatto? Praticamente ho scavato per 400 cubi, e poi lasciamo perdere 400 cubi di distanza, poi lasciamo perdere i laterali che sono un po' di più, quindi intorno ai 500-600 cubi, per unire la miniera dell'Extreme Hills alla miniera che già stavamo scavando. E andiamo a vedere un po'. Diamante, per la serie un diamante per sempre, ragazzi. Faccio vedere un po'. Oh, ma scavato. Adesso non arriviamo fino laggiù, ovviamente. Arriviamo fino alla curva. Questo qua erano 400 cubi, poi lasciando perdere gli altri. E da quella parte c'è la casupola, diciamo, con la zona dove minare, dove si trovano gli smeraldi, cioè nel senso dove c'è l'Extreme Hills, il bioma dell'Extreme Hills. E siamo arrivati qui. Come far fare la curva al tunnel bore? Semplice. Stacchiamo il tunnel bore dai vagoni che ci sono dietro. Piazziamo un po' di binari a mano. Rimettiamo il tunnel bore qui. Avviciniamo, spingiamo i carrelli vicino al tunnel bore. E con la crowbar, come vi ho fatto vedere nei video precedenti, riuniamo di nuovo i vagoni al tunnel bore. Per la serie un diamante per sempre, nel senso che questi diamanti mi stanno perseguitando. Anzi, tocchiamoci le sferette come al solito per scaramanzia. Ecco qua, diamante. Andiamo adesso verso casa. Diamante. Diamante, miniera. Poi ho trovato anche una miniera molto, molto grande man mano che scavavo. Ve la devo far vedere nei prossimi video perché è una cosa veramente immensa. È più di un canyon, è più enorme di un canyon, ragazzi. È una cosa bestiale. Penso che quest'altro diamante ve l'ho già fatto vedere. Diamante. Quel penso basta. Sì, vabbè, poi il diamante vi ho fatto vedere anche negli altri video, che non raccolgo perché per il momento non mi serve. Quando mi serve poi ne prenderò. E poi lasciando perdere quello che ho, anche che mi sono portato su attraverso, perché c'erano le casse piene, ho dovuto svuotarle. Allora, nulla per vantarmi, ragazzi, così almeno vi faccio vedere, visto che mi ho messo il download del modpack e efficiente il download della mappa in descrizione, così almeno magari potete trovarli anche voi. E bene, ragazzi, allora aspetta, saliamo su per dire cosa facciamo in questo video, ma comunque ovviamente avete sicuramente letto dal titolo. Allora, in questo video, visto che cercavamo lo smeraldo, ci servirà ancora nel video successivo. Nel video successivo utilizzeremo lo smeraldo che ho trovato, pensavo di non trovarlo così in fretta, ma fortunatamente l'ho trovato. Come ci ha detto Diego Sabina, visto che era una cosa che avevo già intenzione di fare, ma poi visto che me l'avete anche chiesto, faremo il Power Tool. Power Tool è uno strumento veramente utile, e che ormai in quasi tutti i modpack si trova, non proprio in tutti, però nella maggior parte si trova. Semplicissimo da craftare, questo è veramente semplice. Power Tool, eccolo qui. Due control circuit e tre control circuit o basic circuit e due steel plate. Semplicissimo, più semplice di così si muore, si dice, ok? Bene, allora facciamo una cosa, piazziamo questo smeraldo qua. Ah, ecco, giusto per dire, siamo un po' pieni di coble, quindi dovremo fare un inceneritore al più presto, poi magari faccio qualcosa al volo, magari registro. Diamanti, queste, come dico, quelle che sto trovando. E vabbè, un po' di roba, ho tirato un bel po' di platino. Poi comunque la miniera va pulita, perché
Non ho pulito nei fianchi. Sono un po' zozzone. Dai, vabbè. Parte gli scherzi. Scherzi a parte. Allora, passiamo subito al crafting. Allora, qua ho messo. Ok, aspetta. Dobbiamo metterci prima a fare un po' di platino. Ne bastano tre. Ah, poi dopo vi devo, se mi ricordo, e non mi scordo quindi, vi devo dare una novità per quanto riguarda i generatori nucleari, i reattori nucleari che dovremo fare. E poi magari a fine video ve lo dico. 3, facciamo mettere qua. Adesso comincia il casino. Odioso. Mettiamo a cucinare il ferro. Io mi allontano perché fa troppo bordello e no, ho paura che non mi sentiate. Per fortuna la fornace non fa casino. Ale, mo ce ne andiamo in moto zappa. Bene ragazzi, il ferro ce l'abbiamo pronto. Vabbè, intanto vi faccio vedere qualcos'altro perché qua non si può proprio stare. Ho sistemato le casse, come avete visto, qua ho tolto un po' di roba. Ho tolto la rolling machine. Vabbè, qua ho messo la roba normale delle casse. E qua ho fatto una cassa per tutte le batterie, tutti i generatori, macchinari, così almeno se ci serve qualcosa, cavi, abbiamo già tutto quanto pronto. La rolling machine l'ho messa qui e ho quasi finito di svuotare la fornace col creosote oil. Allora, bene, penso che qua abbia mezzo finito. In questo video non avevamo tutto quanto pronto, quindi stiamo facendo tutto quanto in tra virgolette live. Allora, facciamo subito dello steel perché bisogna fare le steel plate. Steel plate si chiamavano. Allora, 1, 2, 3, 4, no, 8 ce ne vogliono perché per fare un plate ce ne vogliono 4. Sì, l'avevo già sistemati questi qua. 6, 7, 8. 8. Mettiamola a cucinare. Sì, però mi sono scordato una cosa. E ci vogliono anche. Quante dobbiamo fare contro il circuito? 3, te vogliono anche 3 di ferro. Forse ce l'ho già in dust, 3 di ferro. Porca vacca. Uno solo lo possiamo prendere. Sì, ragazzi, senza ferro perché? Perché non l'ho raccolto nella miniera, se no c'è pieno di mi nella miniera di ferro, quindi sono io deficiente. Ragazzi, dobbiamo fare una votazione per togliere sti suoni così petulanti che fa un casino. Sì, voi mi dite magari abbassa Minecraft. Sì, ma fa proprio casino in generale, fa proprio. Allora, beh, 5. Così nel frattempo mettiamo a cucinare il platino. Ragazzi, sì. Ecco qui, mettiamo a cucinare il platino. Ero partito per dire una cosa e poi mi sono bloccato. Allora, voilà, due belle steel plate. Ragazzi, niente. Allora, nel frattempo che cucina, volevo cogliere l'occasione per salutare in parte subito, subito, perché come ho fatto il video della scorsa volta, neanche mezz'oretta già erano partiti i commenti di Così2000 e Matteo Rossi, che gli ho detto benvenuto, ma mi scuso, che praticamente lui aveva detto che già seguì i video dall'inizio, solo che ci ho fatto caso solo adesso, forse non ho visto dei commenti precedenti, ma penso di averli visti tutti, e volevo salutare subito loro due perché loro subito mi hanno commentato. Commentano subito, io saluto subito. Vabbè, parte gli scherzi, non c'entra niente, è solo una stupidaggine. Diego Sabina mi ha dato. A parte che è stato lui a dire, non so se già l'avevo detto, ci aveva consigliato di fare il Power Tool. E poi ci aveva detto di fare qualcosa con gli esplosivi, però non lo so, vedremo, magari faremo un po' più avanti con gli esplosivi. Nel frattempo metto a cucinare il ferro, ce ne servono tre.
E poi Nicola Dorsi, volevo salutarlo, che già ci ha riempito di commenti, mi fa veramente molto piacere, che ha detto addirittura che si è iscritto per me per controllare, per commentare i miei video. Beh, questo mi fa veramente molto piacere che sia iscritto per me. E addirittura mi ha detto che mi controlla che faccio i video. Quindi, come ho visto che mi ha scritto che mi controlla di fare i video, ho detto bene, adesso mi piazzo subito a fare un video e lo dedico a lui. Nicola, questo video è dedicato a te. Dai, è dedicato sia a te che a Diego Sabina che mi ha detto di fare il Power Tool. Dai, facciamo così, così uno facciamo contenti a tutti e due. Allora, e devo fare 3. Non mi dite che ho fatto l'errore. No, ho fatto un errore grandissimo. Per parlare ho fatto un errore. E com'è che si faceva un enrice d'alloy? Ci voleva la redstone, non il platino. Vabbè, il platino ci servirà lo stesso. Scusate ragazzi l'errore. Vabbè, però. Ragazzi, gli iscritti si meritano attenzione. Fa niente, un errore capita. E questa è colpa della mia testa da scivolo e per quel barattolo di stronzio, quello zombie stronzillo, per colpa sua che mi ha distratto. Scherzo. Allora, se non sbaglio erano 3 di ferro, poi 1, 2, 3, mi è venuto un vuoto di memoria assurda. Eccoli qua. Ah sì, no, serve. 1, 2, 3, e poi se non sbaglio 1, 2. Sì, ok, no, ecco, il mio cervello è il mio cervello che non ce la fa più, ragazzi. Però perché adesso? No! Mi servono 3 di platino ancora. Oh! Ah, sono carico. Via la grave. Quindi, altri 3. Ci mettiamo un attimo a fare. Oh! Ma è possibile che uno deve essere carico a sta maniera? C'è un video un po' vecchia maniera che facevamo le cose in diretta, facevamo, costruivamo tutto quanto in diretta. Vabbè, fa niente, staremo un po' più tempo assieme. Oh, te m'hai stufato, fammi andare a dormire. Ci sono mostri nelle vicinanze, bene. Dov'è? Come al solito sarà qua sopra. Dov'è? Dov'è? C'è un dischetto. Oh, ma che cosa avete preso qua? Stiamo facendo un party, guarda. Ma guardate quanti creeper! Creeper, c'è pieno di scheletri! Si mirano tra di loro. Oh, non c'entro niente io. Mamma mia, hanno fatto raduno qua fuori. Basta, ciao. Buonanotte. Vediamo che fa freddo. Quindi a dormire immagino che non ci possa andare con tutto sto bordello, eh. Allora, qua intanto ha fatto. O ha fatto l'intanto, non lo so. E ragazzi, come vi... Io mi sto tanto mi allontano perché fa bordello. Come vi ho già detto, vi ho messo in descrizione i download della mappa e che aggiorno sempre mano a mano, quindi man mano che faremo video aggiorno la mappa. Comunque nel download c'è scritto a quando risale. E potete tranquillamente scaricarlo. Il mio consiglio è di utilizzarlo col Technic Launcher. E vi ho messo questo download perché, come vi ho detto, il mio Volz non è aggiornato all'ultima versione perché nelle ultime versioni tolgono parecchie mod. Tolgono. E quindi vi metto, mi ho messo in download il mio, addirittura col mio salvataggio, i miei preziosi file. Praticamente vi ho messo in scatola in download un kit dell'IKEA da montare e avete il mio mondo bello che è pronto! E quindi sapete anche dove sono i diamantonzoli, sapete dove sono gli smeraldini. Cioè avete davanti il raduno degli scheletri e dei creeper. Dai, cucina qui. Che dobbiamo fare il Power Tool. C'è ancora lo stronzillo là. No, non c'è più. Stronzillo. Stronzillo. Non c'è. Ma voglio sapere, ma perché lancia le frecce sto cretino? Chi le lancia? Guarda quante frecce! Oh, ma ti sembra il caso di riempire di frecce? Si sta allenando. Ragazzi, meno male che sto registrando. Ma poi pulisci tu, eh! Ma guarda questo! Boh, vabbè, la prossima volta ti creo un poligono di tiro lì, che ne so, boh, fai tu. Ma che ne so, sto cretino. Non c'è più religione, ragazzi. Ok. 1, 2, 3, 4.
E sì, qua siamo pronti. E poi siamo subito a costruire. Semplicissimo, se non me lo ricordo, sono un cretino assurdo. 1, 2, 3. E adesso le steel plate dove andavano? Qua, qua. Me lo ricordo, ragazzi. Me lo ricordo. Ecco qui il power tool che va ovviamente caricato. Adesso non ha né batterie e né niente. E per indossarlo, tasto destro è. Ecco la mia manina che saluta. Ciao. Guarda, sembra che gira la pasta, la zuppa, che ne so, qualcosa. Che sta a destra non fa niente. Vedete? Adesso scava, cioè fa tutte le cose come se non avessi niente in mano. Vedete? Sono per la stessa maniera. Non rompe niente. Possiamo utilizzarlo come arma, però non so come mai nella volta sembra che non ci sia. Però vedremo. Però potremmo utilizzarlo come come piccone, ascia, pala, tante cose. E poi faremo mano a mano tutta l'armatura per farvi vedere. Addirittura qua si può respirare anche sott'acqua, volare, si possono fare tante cose. Quindi ma adesso cominceremo ad andare avanti un po' con questa mod che non ricordo il nome. Niente, per questo video facciamo solo il power tool. Nel prossimo video vedremo come arricchire questa manina bella. E niente, allora ragazzi, se vi è piaciuto il video, come al solito, spero, mettete mi piace. Se non vi piace, come al solito, non mettete non mi piace, commentate che discutiamo un pochettino. E se volete iscrivervi al mio canale, mi fa piacere. E come vedete, discuto con tutti quanti gli iscritti. E ragazzi, anche oggi da Mr. Tyke è tutto e ciao a tutti!